però a voi come è stata comunicata la crisi, come l'avete percepita? Abbiamo percepito che ci sono dei colleghi che stanno perdendo il lavoro e siamo qui ovviamente per solidarietà, e sperando che si prospetti di lavori che si conformi insomma in una discussione, in un piano industriale che crei lavoro insomma. Ecco, tu di che reparto sei? Io sono lavoro alla Carraro Antonio e sono nel reparto lavorazioni meccaniche. Quindi nel vostro reparto non ci sono problemi di... No, anche noi almeno per ora stiamo facendo 2 giorni di cassa integrazione a settimana e gli altri tre lavorativi. Voi cosa fate? Che produzione? Noi produciamo trattori compatti. E a livello sindacale come vi siete organizzati? Che obiettivi vi siete dati? Ma per ora... Non abbiamo risposte molto concrete ancora, perché l'azienda per ora non è in grado di darci previsioni a lungo termine. Stiamo soltanto discutendo intanto di un'eventuale cassa integrazione. Ultimamente ci hanno chiesto ulteriori 12 giorni da distribuire fino a Natale. E lì si vedrà, insomma, è aperta comunque una discussione anche lì per avere un piano industriale serio e concreto. Ma voi siete sempre del gruppo Carraro Generale o non avete rapporti con il gruppo Carraro? Abbiamo rapporti commerciali, c'è una cooperazione in sinergia. E quindi tra RSU c'è una forma di collaborazione o non ancora? Un po', sì, la collaborazione a livello sindacale è indiscutibile, è che un coordinamento vero e proprio ancora io personalmente non l'ho ancora visto, cosa che mi auguro si faccia più presto. E secondo te servirebbe anche uno sciopero generale d'area padovana di tutte le aziende in crisi? Indubbiamente sì, mi pare che il problema non sia solo a livello metalmeccanico ma sia in tutti i rami del mondo del lavoro, insomma. Non è che non possiamo continuare a metterci le fette di prosciutto sugli occhi. Io vi guardo. Sì.